Questa storia è accaduta più di 30 anni fa, ma a Bethlehem ancora se ne parla, anche se sono rimasti in pochi ad esserne stati testimoni. Con l'andare del tempo, la morte di Jefferson Barkey ha assunto quei famosi connotati da leggenda. Pertanto ormai quelli convinti che sia un fatto realmente accaduto si possono contare sulle dita di una mano, ma non posso biasimarli. Fu qualcosa di talmente orribile, inspiegabile e atroce che è davvero difficile pensare che sia realmente avvenuto. Io, che all'epoca avevo appena iniziato a radermi, sono tra l'altro il solo a conoscere la vicenda nella sua interezza, seppur non posso affermare che la cosa mi faccia piacere. Le cose andarono così. Se come me siete vissuti in un posto come Bethlehem, neanche mille anime radunate attorno ad una chiesa nel bel mezzo dei boschi della Pennsylvania, allora saprete che ogni cittadina ha il suo Jefferson Barkey. Se nessuno gioì per la sua morte, fu solo a causa delle circostanze macabre e misteriose in cui si verificò. Ma quell'uomo stava sullo stomaco un po' a chiunque. Certo, nessuno gliel'avrebbe mai detto in faccia, perché come buona parte dei tipi odiosi, quel che gli mancava in intelletto e buone maniere era compensato dai muscoli. E caspita se ne aveva. Era un tipo gioviale, sempre col sorriso stampato sul largo faccione irsuto e cotto dal sole, il che lo rendeva ancora più detestabile. Possedeva uno sgangherato negozio di ferramenta e quando non c'erano clienti lo vedevi appoggiato alla porta, in salopette bisunta e camicia a scacchi, la sigaretta rollata a mano che spuntava dai folti baffoni, gli occhi cerulei scintillanti di quell'ilarità meschina di chi, nella sua testa, sa Dio cosa sta macchinando. Era un bugiardo e fanfarone patologico, abilissimo nel mettere zizzania, uscendone però lindo come un cigno, spifferando confidenze o, se non conosceva alcun segreto, mentendo spudoratamente sul conto di questo o di quel conoscente giusto per divertirsi. Se a Bethlehem scoppiava una faida, se marito e moglie divorziavano, se due amici di vecchia data finivano con il fare a botte, 9 volte su 10 all'origine di tutto c'era un commento che Barkey aveva gettato in modo casuale. Oltre a ciò, era pure un ladro. Rubava tutto ciò che d'incustodito trovava nei giardini o nelle proprietà altrui, e ovviamente nessuno aveva poi il coraggio di andare a riprenderselo, perché Barkey era stato pugile in gioventù e i pugni sapeva ancora usarli bene, seppure non così frequentemente. Bastava la stazza a scoraggiare chiunque a lagnarsi dei furti. Ad ogni modo, a quei tempi non c'era granché da sgraffignare a Bethlehem, se non per gli ortaggi e la frutta. Fu proprio per qualche pesca che Barkey divenne il protagonista di una vicenda che dopo tanto tempo i marmocchi si sussurrano nella notte di Halloween al soffuso bagliore di una lanterna di zucca. Le pesche in questione appesantivano i rami del frutteto della vedova Lavinia Prynne, un altro emblematico personaggio della fauna di Bethlehem. Abitava in fondo a Natewold Street, dove la via usciva dal paese per sparire nei boschi fino alla statale. Ricordo che casa sua era grande e cupa, avvolta dall'ombra degli alberi del suo giardino perennemente umido e incolto, che sul retro si estendeva per un bel pezzo, in parte coltivato e in parte trasformato in un frutteto. La proprietaria in sé era l'archetipo della strega delle favole. Una donnina di 1,50 m, fasciata in abiti scuri che la imbozzolavano per intero, spesso trattenuti da voluminose spille d'oro e cammei d'avorio, troppo vistosi per non essere autentici. Da sotto un ampio foulard di seta annodato sotto al mento, sbucava il suo volto. Un nodo di grinze e lineamenti induriti dall'anzianità, come un nido di calabroni, nelle cui pieghe, carnose, brillavano occhietti indagatori e sospettosi. La fama della signora Prynne era pessima quanto quella di Barkey, ma se non altro lei non usciva di casa quasi mai, e bastava recarle rispetto per non essere trafitti dal suo sguardo sprezzante. Il suo peggior difetto era l'avidità. Non avrebbe concesso un bicchiere d'acqua ad un assetato se non fosse stata certa di averne un tornaconto. L'orto e il frutteto, che curava e concimava con dedizione, producevano ben più di quanto una donna anziana e sola potesse consumare, ma preferiva veder marcire la frutta sui rami ed osservare le lumache banchettare con la lattuga non raccolta, piuttosto che cedere qualcosa ad altri. Per quanto la visione di quel ben di Dio lasciata a marcire avesse fatto sorgere a non pochi l'idea non esattamente lecita di scavalcare lo steccato e prenderne un po', tale proposito era ostacolato da Brown Jenkin, il cane della vedova. Si trattava di una bestia brutta come la morte, più simile ad un topo di fogna che ad un cane, malgrado la grossa taglia, tutto avvolto da un vello ispido e duro come fil di ferro. Il muso, sempre arricciato in un ringhio perpetuo, che lasciava scoperte zanne gialle e disordinate, ma non per questo meno impressionanti. Accadde a maggio.
Ovviamente non ci furono testimoni oculari, ma qualche compagno di bevute di Barchi lo venne a sapere direttamente dalla bocca del Ferramenta quella sera stessa alla bettola. L'uomo era infuriato, perché il cane della signora Prin gli aveva azzannato la caviglia quel pomeriggio. Certo, Brown Jenkins non avrebbe fatto niente di tutto ciò se Barkin non avesse sconfinato nella proprietà della padrona, seguendo l'irrefrenabile istinto al furto e credendo che la bestia stesse dormendo altrove, ma tale dettaglio era esule dalla mente di Barkin, il quale era così abituato a fare tutto quel che voleva che ogni ostacolo al suo agire era per lui un personale affronto. Pieno di irritazione, quasi che avesse subito un torto immotivato, si era sollevato la gamba del pantalone, mostrando ai compagni la fasciatura dalla quale affiorava qualche goccia di sangue. Gli amici avevano mostrato solidarietà, ma avevano cercato di minimizzare l'accaduto. Barchi aveva dato ad intendere che l'argomento fosse chiuso, e dopo due birre era lì a ridere e bersagliare di battute pesanti chiunque gli capitasse a tiro, come suo solito. Ma chi lo conoscesse bene, disse in seguito che quell'ilarità non arrivò mai al livello degli occhi. Era infuriato, oltraggiato e meditava vendetta. Quando il lunedì successivo si venne a sapere che il cane della vedova Prin era stato avvelenato, gli amici di Barchi non avevano avuto alcun dubbio su chi fosse il colpevole. E benché fosse un'azione vile e spregevole, considerando pure che Brown Jenkins aveva morso Barchi solo per difendere il suo territorio, nessuno aveva osato recriminare. In seguito, quando l'intera faccenda si fu conclusa in quel modo orripilante, alcuni pensarono che certamente il nome di Jefferson Barchi doveva essere stato spifferato all'orecchio della vedova, ma io non ne sono tanto sicuro. Credo che lei lo sapesse già, ma su come ne fosse arrivata a conoscenza, beh, su questo non mi esprimo. Arriva la parte della storia più difficile da raccontare, e non perché la conosca poco, ma anzi, dato che fui quasi un testimone oculare, insieme ad altri, di Follow Street. Proprio dove la via si intersecava con Maplewood Drive sorgeva il negozio di Barchi e lui abitava nell'appartamento al primo piano dello stesso edificio. In pratica eravamo quasi dirimpettai. Ricordo che mia madre stava sparecchiando e mio padre, come al solito, si era appena acceso la pipa del dopocena, quando il nostro uscio fu percorso da un bussare piuttosto ansioso che indusse i miei a scambiarsi uno sguardo tra il preoccupato e il perplesso, dato che era raro ricevere visite a quell'ora. Fu io ad aprire, trovandomi di fronte la signora Galen, la vicina. Indossava ancora il grembiule e aveva l'aria agitata nel dirmi che dalla casa di Barchi venivano delle urla, ma anche se non me l'avesse detto sarebbe stato uguale, perché le udì a mia volta. Erano ovattate dalle pareti e dalla finestra chiusa, però erano inequivocabilmente grida e il dolore che veicolavano era talmente intenso che mi si accapponò la pelle. Nel giro di 3 o 4 secondi, molte altre porte si spalancarono lungo la Follow e diverse persone, tutte con identiche espressioni sconcertate, si riversarono sul marciapiede. Mio padre sopraggiunse, chiedendomi chi tenesse così alto il volume della TV, ma qualcosa sul suo viso corrucciato mutò. Come me, aveva capito che non si trattava della televisione. Quella era la voce di Jefferson Barchi, seppur assottigliata e deformata da un misto di terrore e sofferenza. Da dietro le spalle, udì mio padre ordinare alla mamma di chiamare la polizia e poi insieme, ma estremamente titubanti, ci accodammo alla schiva processione che si stava raccogliendo di fronte alla casa del Ferramenta. Adesso le urla erano ancor meno umane. Se mi avessero detto che all'interno stava venendo macellato vivo un maiale, ci avrei creduto. Le luci erano accese e le tende tirate, ma dietro di esse si indovinava un'ombra agitata che sfarfallava di fronte alla lampada, quasi che Barchi si stesse dibattendo selvaggiamente o stesse lottando con qualcuno. Ogni tanto si sentivano tonfi e il suono di qualcosa che andava in pezzi. Il terrore ci aveva invaso. Ci guardavamo l'un l'altro, notando il pallore dei nostri visi nel crepuscolo, le nostre espressioni scioccate negli occhi. Ogni tanto qualcuno rincasava alla svelta, non tollerando più quelle urla disumane, o qualcun altro con voce rotta esclamava: «Qualcuno faccia qualcosa, per Dio, lo stanno scannando!» Quanti si mossero? Nessuno. Neppure Phil Ashton, che era un pezzo d'uomo di 2 metri e che alla fiera vinceva sempre all'High Striker, osò mettere un piede oltre la veranda. Il momento peggiore, forse, furono gli ultimi minuti, durante i quali le urla si abbassarono di tono, fino a ridursi a versi gorgoglianti e strozzati. Lo sentivamo agonizzare e non facemmo niente, troppo impauriti per agire. Ricorderò per sempre l'ultimo rantolo che raggiunse la strada, il suono di qualcuno che sta letteralmente annegando nel proprio sangue.
Sopraggiunse un silenzio tetro nel quale l'ululato delle sirene della polizia che arrivava pareva il grido di uno spettro rancoroso. Restammo tutti assiepati di fronte all'edificio, mentre un vicino provvisto del doppione lo consegnava in mano ad uno degli agenti, i quali entrarono. Neanche un minuto dopo, dal piano di sopra una voce urlò: «Oh Cristo!» Sussultammo nell'udire un travestio e dalla porta spalancata si catapultarono fuori due poliziotti. Uno vomitò mentre correva e perse i sensi sul marciapiede, battendo la fronte abbastanza violentemente da indurci a temere per la sua vita. Il collega, di qualche grado più stoico, era comunque grigio come la cenere e sembrava stesse combattendo anch'egli contro il collasso, respirando profondamente. Chiamarono i rinforzi e il quartiere venne illuminato dai lampeggianti rossi e blu delle pattuglie e delle due ambulanze. Il funerale, una settimana dopo, si svolse con la bara chiusa e i parenti optarono per la cremazione dei resti. Il grosso delle informazioni lo ricevemmo dilazionato nel corso dei mesi, misto a voci e dicerie. In sostanza, quel che i due agenti trovarono in camera da letto non somigliava neanche vagamente a Jefferson Barkey, né ad un essere umano in generale. 100 chili di persone erano sparpagliati ovunque in un sanguinolento percorso che dalla cucina, luogo del presunto assalto, si spostava verso la stanza da letto, tragitto che il povero disgraziato aveva compiuto travolgendo mobili e staccando quadri dalle pareti, del tutto invaso dalla follia. Chiunque fosse il responsabile, si era accanito sulla sua faccia in modo particolare. Il giornale riportò che la polizia non aveva trovato segni di effrazione né alla porta d'ingresso né a quella che dava sul retro. Le finestre erano chiuse, i vetri integri. All'interno, le sole impronte erano riconducibili alla vittima e nessuno dei vicini testimoniò di aver notato un estraneo entrare in casa insieme a Barkey. Inoltre, e questo lo si venne a sapere da una gola profonda dell'obitorio, i medici legali non avevano saputo dire con quale tipo di arma l'uomo fosse stato massacrato e alcuni, pur mettendo in chiaro che non l'avrebbero mai ripetuto in tribunale, affermarono che sembrava l'azione di morsi e di enormi denti. Uno dei due poliziotti, arrivati per primi sulla scena del delitto, si licenziò e, stando ad alcuni, non si riprese mai dal trauma, finendo con l'impazzire. Il compagno necessitò di un lungo periodo di aspettativa prima di poter riprendere le sue mansioni. Anche gli addetti alle pompe funebri si dichiararono scioccati. Uno di loro rivelò che la testa di Barkey era stata scarnificata e rosicchiata fino all'osso, come se qualcosa l'avesse divorato vivo. Io, al contrario, non dissi niente a nessuno, eccetto che a poche persone a me molto vicine. Eppure, come ho già precisato, sono il solo a conoscere la vicenda nella sua interezza. Non mi ci volle molto a collegare gli eventi quando, 4 giorni dopo quella strana e inspiegabile morte, la mia squadra ed io fummo mandati a controllare le fognature in una zona dove le vecchie installazioni spesso creavano problemi e si intasavano facilmente. Scesi per primo, mentre i due colleghi terminavano una sigaretta scambiandosi barzellette sporche, e per questo fui l'unico a vederlo. Dapprima, il raggio della torcia scivolò su un gruppetto di ratti adunati al lato del canale di scolo. Avvistare quelle bestiacce, che all'inizio di quel lavoro aveva il potere di tramortirmi di panico, adesso mi dava solo un lieve disgusto. Avanzai, stringendo la torcia sotto l'ascella e battendo forte le mani. Quei corpi pulsanti si sparpagliarono, tracciando sulla melma scie sottili con la lunga coda grassa. Sulle prime pensai ad un cartoccio di patatine, ma mi resi conto che era fatto di stoffa e che, malgrado i denti dei roditori ne avessero fatto scempio, conservava ancora una forma vagamente umana. Fu però il lembo di jeans macchiato di sangue che vi era avvolto e agganciato con alcune spille da balia ad indurmi a sedermi sui talloni, storcendo la bocca per le grasse larve che vi strisciavano sopra e per un effluvio di carne putrida che ne esalava. Sembrava una sorta di bambola che qualcuno avesse riempito di carne trita prima di gettarla nel tombino in modo che i ratti se ne nutrissero. Sgranai gli occhi. Lo capii all'istante, come se l'avessi scritto davanti a me nero su bianco. La testa straziata, il lembo di jeans sporco di sangue, quasi certamente parte di un pantalone, la voracità spaventosa dei ratti. Ripensai a Brown Jenkins che azzannava Barkey e a come i medici, seppur quasi non credendo alle proprie stesse conclusioni, avevano dichiarato che l'uomo era stato morsicato ripetutamente senza pietà fino alla morte. Mi alzai, senza sentirmi più le gambe, pensando solo che non potevo svenire lì dentro con quei sudici animali che mi attorniavano, fissandomi con l'astio che un padrone di casa rivolgerebbe ad uno sgradito intruso.
Avrebbero fatto a me quel che avevano fatto alla bambola e quindi a Jefferson Barkey. Risalii la scala Pioli e sotto lo sguardo dei miei colleghi, presi ampie boccate d'aria pulita, osservando attraverso un velo grigio la sinistra e ombrosa sagoma della casa della vedova Prin stagliarsi di fronte a me, con l'anziana vecchia seduta sul dondolo che, sollevando alle labbra una tazzina, ricambiava lo sguardo.